Buoni propositi, Chuck 3, sperando che sia la volta buona. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel primo video del 2022. Spero che il Capodanno sia andato bene e che l'abbiate passato almeno in salute, cosa che non è così scontata di questi tempi. Come primo video dell'anno, come al solito, vi beccate i miei buoni propositi, obiettivi per il nuovo anno, chiamateli come volete. Questo è. Sono andata a rivedermi il video dello scorso anno dove mi ero tenuta molto molto calma con gli obiettivi, eccetera, anche perché non si sapeva come sarebbe andata ad evolversi la situazione del coronavirus, quindi non avevo fatto buoni propositi di quelli importanti e belli grossi. Qua sopra vi lascio il link diretto per andare a vedere se siete interessati quello che era il mio video dello scorso anno e direi di procedere pian pianino appunto a vedere i diversi punti che mi sono segnata, andando a vedere anche se gli obiettivi dello scorso anno li ho mantenuti o meno. Partiamo dal lavoro. Quest'anno mi ritrovo con in mano un contratto di 12 mesi, quindi direi che per la prima volta in vita mia non devo preoccuparmi durante l'anno di trovare lavoro. Per cui direi che più o meno sono a posto così. Il più o meno deriva dal fatto che avendo molto tempo libero lasciatomi dal lavoro, perché lavoro 4 giorni a settimana, almeno per ora, vorrei fare un corso che se io riuscissi a portare a termine sarebbe veramente la svolta nella mia vita personale, ma anche per il canale YouTube. Non posso svelarvi nulla perché decisamente non dipende da me, sono già preiscritta, ma non è detto che A si raggiunga il numero minimo di partecipanti e B, nel caso ce ne fossero troppi, non è detto che io rientri tra le persone selezionate per fare il corso. Quindi io incrocio le dita, voi invece di incrociare le dita lasciatemi un bel like di supporto. Lato YouTube, nel 2021 l'obiettivo era quello di migliorare la qualità dei miei video. Direi che dal mio punto di vista ci sono riuscita. Sono arrivate la GoPro 9 che ha sostituito la mia vecchia e cara GoPro 4, il portatile nuovo che appunto è andato a sostituire il portatile che ha deciso di abbandonarmi e di andare in pensione, più una serie di altri accessori di cui se volete potete trovare nella playlist qua sopra i vari unboxing. Quest'anno l'obiettivo sarà la costanza, ma se devo lavorare e fare il corso, due video a settimana sono decisamente insostenibile. Per cui calerò a un video a settimana il venerdì alle 18, come questo video qui, più qualche shorts durante appunto la settimana, nel caso ce ne fosse bisogno. La vera sfida sarà quella di avere una programmazione anticipata che appunto mi permetta di non lasciarvi senza contenuti. Lato libri, l'anno scorso non avevo nessun obiettivo numerico, ma ne ho letti ben 31, grazie anche agli audiolibri che vanno un pochino a coprire tutte quelle mansioni in cui ho le mani occupate ma le orecchie libere. Quest'anno l'obiettivo sarà 40 libri, difficile ma non impossibile. Se volete vedere e seguire i miei progressi, vi suggerisco di seguirmi su Goodreads, il link è qua sotto in descrizione. Vi ricordo anche che per i libri a tema viaggio vi porterò delle recensioni qui sul canale, per cui vi invito ad iscrivervi. E se siete curiosi di vedere i libri che ho già recensito, vi lascio la playlist qua sopra. Lato viaggi, questo qui è un canale a tema principalmente viaggi, ma purtroppo per il 2022 non posso promettervi nulla. Sicuramente ci saranno molte uscite in natura in Friuli Venezia Giulia e qualche visita in giornata o nel weekend a varie città italiane. Cercherò comunque di fare almeno un paio di viaggetti all'estero, non posso promettervi decisamente nulla. Per questo 2022 entra nei miei buoni propositi anche la sostenibilità ambientale. Nel 2020 infatti ho fatto un video che si chiamava, relativo al plogging, se non sapete che cos'è il video lo trovate qui, in cui appunto era un video in cui anche chiacchieravo con voi.
Nel 2022 vorrei portare il blogging da un appuntamento saltuario e puramente personale. Vorrei rendere il blogging un pochino più frequente durante il mio anno e ogni volta che vado a farmi una camminata in natura, portarmi dietro un sacchetto della spazzatura per raccogliere quello che qualche scellerato lascia appunto in giro. Questo obiettivo vuole coinvolgere anche più persone possibili, per cui se volete imitarmi, vi invito a seguirmi su Instagram perché vi aggiornerò lì sui miei ritrovamenti e se appunto volete imitarmi, vi invito a pubblicare nelle vostre storie quello che trovate in giro, raccogliendolo poi ovviamente. E se mi taggate appunto nelle vostre storie, sarò ben felice di ripostarvi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso, lasciate un like e commentate facendomi sapere almeno uno dei vostri buoni propositi di quest'anno e se parteciperete appunto a questa campagna di sensibilizzazione ambientale, come volete chiamarla. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella per ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video, in particolare per gli shorts, perché non sapete quando arriveranno. Qua sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure e in più avrete anche il link di Goodreads, per appunto vedere che libri leggo e a che punto sono con la mia personalissima sfida. Non mi resta che salutarvi dandovi appuntamento al prossimo video e anche quest'anno vi saluto con il solito Have a nice life!